spettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al Bella Vista per la presentazione della lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi. Saranno presenti la coordinatrice regionale, senatrice Elena Leonardi, e il coordinatore provinciale, consigliere regionale, Nicola Baiocchi. Presentazione della lista di Fratelli d'Italia. Quali sono i punti principali? Oggi ci proponiamo, con la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Luca Serfilippi sindaco, di mettere in campo uomini e donne con le proprie capacità, le proprie specificità, competenze, che saranno in grado di apportare a tutta la coalizione il giusto valore e la giusta competenza. Gli obiettivi che appunto ci proponiamo sono quelli di dare la competenza giusta per quello che riguardano i temi più importanti di questa città. È necessario, ovviamente, in prima battuta, è quello che ci proponiamo, quello di vincere, ma importante è governare e governare bene. Questi punti che secondo voi sono fondamentali, quali sono? Innanzitutto, come abbiamo assistito in questi giorni, il tema della sicurezza è un tema assolutamente predominante e va affrontato in maniera seria e in maniera puntuale. Una città sicura è una città vivibile, è una città in cui le persone scelgono appunto di ivi risiedere insieme alle proprie famiglie, per i propri figli, per i propri cari. Indubbiamente un altro tema fondamentale per la città è lo sviluppo economico e quindi tutto quello che afferisce l'attività portuale e della viabilità. E non da ultimo ci sono altri tanti temi, come ad esempio per quanto riguarda l'aspetto del sociale, l'aspetto quindi del decoro urbano, che non sono da meno perché, ripeto, sono quegli obiettivi che se perseguiti nel modo giusto rendono una città più bella, più vivibile, più sicura, più inclusiva, che sono poi i temi di sviluppo di questa di tutta la coalizione. Che risultati vi aspettate da Fano? Indubbiamente le aspettative sono tante, anche perché vediamo che il trend nazionale è in crescita, quindi Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono un punto di riferimento per il centrodestra, quindi non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, e i risultati parlano chiaro. È chiaro che anche su Fano ci aspettiamo un importante risultato e mi auguro davvero che i cittadini vorranno darci la fiducia che meritiamo. Uno dei primi segretari comunali di Fratelli d'Italia. Che evoluzione c'è stata in questi anni? Beh, devo dire che i numeri hanno dato ragione alla coerenza, alla determinazione di Fratelli d'Italia, della nostra leader Giorgia Meloni. Quando abbiamo iniziato eravamo un partito che non aveva neanche il 2%, è molto difficile fare politica nella nostra città, noi abbiamo preso una scelta coraggiosa. Ricordo che io, Andrea Montalbini e Francesco Cavalieri siamo stati i primi consiglieri di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, numeri risicati, tante difficoltà, tante battaglie, ma ci abbiamo sempre creduto, siamo stati sempre coerenti e oggi ci troviamo con grandi aspettative. Il partito a livello nazionale va fortissimo, a livello regionale col presidente Acquaroli stiamo avendo finalmente nelle Marche grandi soddisfazioni, abbiamo eletto anche parlamentari nel nostro territorio, erano 40 anni che non avevamo più, quindi ci apprestiamo a questa campagna elettorale con la determinazione che abbiamo sempre avuto, perché non saliamo sul carro oggi dei vincitori, ma abbiamo sempre lavorato con determinazione, passione e umiltà a servizio della città, e io credo che questo verrà ripagato per il corso dei tanti anni che abbiamo dato alla nostra amata città. Nuova candidata per Fratelli d'Italia. Quali sono i suoi obiettivi in questa candidatura? Beh, allora io non sono una politica come tutti sanno, però avevo piacere di dare il mio contributo dopo le esperienze avute in passato dall'altra parte della barricata, perché ovviamente conoscendo molto bene i grandi eventi, la cultura, il teatro, questo è il mio background, perché insomma sono laureata attrice, ho un master in organizzazione di eventi, quindi insomma il mio ambito questo è, e quindi la formazione è stata anche sul campo molto importante, adesso vediamo di portare ad altissimi livelli la città nei prossimi anni.
A prescindere che è la prima volta che scendo in campo, diciamo, in maniera diretta per la mia città, per cui il mio contributo sarà un contributo, diciamo, di porto il mio bagaglio di esperienze passate, per cui ho 43 anni, ho lavorato presso un istituto di credito, per cui la mia esperienza da cittadino fanese la voglio riportare sulla politica per contribuire, per rendere Fano più bella sicuramente. Uno dei miei obiettivi, diciamo, che porterò avanti sarà sicuramente il ripristino, diciamo, di quelle ciclabili, di quelle piste che abbiamo a Fano, che sono state un po' abbandonate, per cui, diciamo, sicuramente l'Arzilla in maniera particolare, con la creazione di un sentiero e la creazione di un circuito per mountain bike, e sicuramente il Metauro, che è un altro bacino eccezionale che è stato dimenticato per troppo tempo. Per cui il focus è l'ambiente, sicuramente ambiente e mobilità sostenibile, per cui un riordino, diciamo, di quello che abbiamo. Fano sicuramente non si può stravolgere, Fano si deve solamente migliorare, dobbiamo riuscire a portare a galla tutte le bellezze che abbiamo, e ne abbiamo tantissime, per cui il lavoro è un lavoro di certosino, diciamo, per cui di vedere quello che abbiamo e lo portiamo a galla. Che cosa vi aspettate da questa presentazione, da questa candidatura? Ma ci aspettiamo di correre per un progetto in cui crediamo. La candidatura a sindaco di Luca Serfilippi, che come partito, come Fratelli d'Italia, sosteniamo con forza, perché crediamo in questo suo progetto, crediamo che lui sia la persona giusta per fare il sindaco di Fano, e quindi noi ci daremo da fare come partito per portargli tanti voti, possibilmente. I punti salienti? Ma i punti salienti del programma, secondo me, dovranno essere, basarsi su una maggiore attenzione per la cura della città. La bellezza di Fano viene esaltata solo con una maggiore attenzione alle manutenzioni, alla cura della città, e soprattutto i cittadini chiedono sicurezza nella viabilità, manutenzione delle strade, una raccolta dei rifiuti puntuale, isole ecologiche. Cioè, chiedono di avere una vita più facile, più comoda, e quindi servizi migliori. E tutto però passa attraverso la manutenzione, la cura della qualità della vita della città. Il risultato più importante che vi aspettate? La vittoria. Il risultato importante è quello, perché è il frutto di un importante lavoro. Questo è un gruppo, quello di Fratelli d'Italia, importantissimo, è stato fatto in questi anni, frutto del duro lavoro fatto dal segretario cittadino, con tutto il direttivo, con tutti i militanti, tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questo partito, che è ripartito praticamente da zero in città. Adesso è ora di mettere a terra i frutti del lavoro svolto, e sono certo che queste persone, questi uomini e queste donne rappresenteranno meglio Fratelli d'Italia, ma tutta la coalizione. Fratelli d'Italia ha un ruolo importantissimo, che è quello di essere un punto fermo della coalizione. Sarà un partito fedele alla coalizione e al candidato sindaco Luca Serfilippi, e sono certo che avremo un ottimo risultato sia come coalizione, ma soprattutto per riprendere la città di Fano, finalmente tornare a guida centrodestra. Che cosa si aspetta da questi candidati? Ma io vedo tanti candidati e candidate di grande esperienza, non solo amministrativa ma anche nella loro vita professionale, di tutte le età. Quindi sicuramente mi aspetto un grande risultato da parte della lista, di tutti i candidati che concorrono naturalmente per la lista di Fratelli d'Italia, ma per la coalizione per Fano. Abbiamo iniziato questo percorso più di un mese fa, stiamo registrando un grande entusiasmo, vedo tanti visi freschi, giovani, che hanno voglia di spendersi per la propria città. Consiglio comunale, io avevo 22 anni la prima volta che sono entrato, è una esperienza importante per iniziare a far politica, quindi è la cosa più nobile che c'è per una persona della città che vuole impegnarsi. Al di là, diciamo, del partito in cui si candida, alla fine conta la persona, questo è quello che ci tengo a dirlo, e sono sicuro che tutti i candidati faranno un grande risultato. Fratelli d'Italia è un partito importante della nostra coalizione, come tutti gli altri liste e partiti che mi sostengono, e sono sicuro che insieme faremo la differenza per migliorare la nostra città di Fano. Quali sono i suoi obiettivi per questa campagna elettorale? Che cosa vorrebbe fare per Fano?
Le cose che abbiamo sempre sottolineato, la necessità di avere un'attenzione maggiore per le fasce più fragili, per le persone anziane, per le persone con qualche problema, con qualche disagio. Questo è uno degli obiettivi principali che ci poniamo. L'attenzione anche al patrimonio artistico della nostra città, al patrimonio culturale. Il fatto che la città di Fano è ricchissima di tante risorse che ancora non sono state ben dispiegate, che potrebbero essere molto meglio valorizzate, senza nulla togliere al fatto che c'è tanta anche autoimprenditoria, c'è tanta voglia di volontariato, ci sono tante associazioni ricche di idee, ricche di voglia di fare. Ecco, sono tutte risorse che vanno coagulate, messe insieme. Il Comune deve fare la regia di tutte queste grandi potenzialità. Fano può diventare veramente una città bella, una città vivibile, una città condivisa, perché questa è una cosa che è mancata tanto ai fanesi. Ci sono passati sopra 5 anni di decisioni prese nelle chiuse stanze del comune, che sono state imposte ai cittadini. I fanesi sono stanchi, vogliono partecipare, vogliono condividere. Questo è in linea di massima forse l'obiettivo principale: tornare a partecipare la città e a partecipare le scelte politiche. Che cosa vi aspettate dai fanesi? I fanesi lo stanno già esprimendo che cosa vogliono fare: vogliono cambiamento. E non siamo noi che ci aspettiamo dai fanesi, sono i fanesi che ci chiedono di cambiare e ci stanno dando un grande aiuto, una grande forza, un grande sostegno e una spinta. E quindi noi seguiamo la spinta, l'onda di tutte le persone che comunque non si sono abbacchiate, non si sono abbattute e continuano a pensare che Fano sia un bellissimo luogo dove vivere e vale la pena spenderci l'impegno e personalmente tanta passione. Senatrice, che cosa si aspetta da queste elezioni? Mi aspetto che la volontà di cambiamento che i cittadini di Fano esprimeranno porterà a questa città un'opportunità nuova di crescita, un'opportunità di rilancio, perché Fano è una città molto importante per l'economia della nostra regione, sulla quale ovviamente come Fratelli d'Italia e come partito puntiamo molto. Pensiamo che non solo il nostro candidato Luca Serfilippi sia la persona giusta per dare una prospettiva di rilancio nuova alla città, ma siamo anche certi che la nostra lista, la lista di Fratelli d'Italia, contribuirà in maniera determinante e positiva proprio a questo rilancio, non solo attraverso l'impegno delle persone che hanno scelto di candidarsi e di metterci la faccia, ma anche per tutta quella filiera istituzionale virtuosa che si è costruita, che sta dando appunto i propri frutti attraverso una collaborazione sinergica, attraverso idee concrete e soprattutto la messa a terra di importanti azioni che sono volte appunto al rilancio di un territorio che passa anche per la centralità di Fano e che sono fatte attraverso la collaborazione fra la Regione Marche guidata dal Presidente Acquaroli e dal Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni.